Quindi pensi che ci siano possibilità di crescita comunque per i commerciali all'interno della tua azienda? Guarda, una ragazza questo mese ha fatturato 9.000 euro, quindi la risposta è sì. Ciao Lorenzo, grazie per essere qui. Ciao Tommaso. Allora, faccio giusto un minimo di contesto per le persone che stanno guardando questo video, spieghiamo perché siamo qui insieme. Oggi andiamo a intervistare Lorenzo Fontanelli, amministratore delegato di Simplex Domus. Andiamo a fare magari un po' di domande e capire di cosa si occupa la tua realtà e poi effettivamente stiamo facendo questa intervista perché tu ti sei rivolto alla nostra azienda, Sales Consulting, per avere venditori, responsabili commerciali da inserire all'interno del tuo team e che potessero comunque supportarti in quello che fate. Quindi ti ringrazio nuovamente, ti passo subito la parola e magari ti chiedo di descrivere per chi non dovesse conoscere te o la tua realtà di cosa vi occupate in breve. Con molto piacere. Allora, faccio una breve contestualizzazione. Allora, io sono italiano, ma ho passato 15 anni all'estero, quindi sono rientrato dopo 15 anni all'estero in Italia. A Londra ho avuto la fortuna di essere il fondatore di PML Services, una realtà nel property management innovativa, un'azienda che è andata particolarmente bene. Ho concluso la mia exit, quello che si chiama in gergo l'exit, la mia vendita, e sono rientrato in Italia. E occupandomi di immobiliare e di startup, ho deciso di fondare Simplex Domus. Simplex Domus è una startup interessante perché lavora principalmente nel mercato delle aste e secondariamente nel mercato libero. Quello che facciamo, abbiamo sviluppato un software che ci permette di fare scrapping di tutti gli immobili all'asta in Italia, all'interno di Simplex Domus elaborare tutti gli annunci con un multi-listing service, pubblicizzare immobiliare, Idealista, Casa.it, in più facciamo tutta la nostra pubblicità Google e riceviamo diverse richieste. Ad oggi Simplex Domus è, anche se non è un'agenzia, è considerata per Immobiliare Idealista l'agenzia più grande in Italia. Abbiamo una media di 8.500 immobili in pubblicità per canale, sono veramente tanti. E chiaramente io sia nella mia startup precedente che in questa mi sono specializzato tanto nella vendita telefonica. Ho avuto il piacere di affidarmi a voi per fondamentalmente trovare venditori telefonici formati e sono rimasto estremamente contento. Infatti ho dato massima disponibilità per questa intervista perché sono contento del nostro rapporto. Ad oggi noi abbiamo 20 venditori telefonici e credo 6 o 7 arrivano da voi, per cui credo quasi il 30% della mia forza vendita deriva da voi, per cui sono estremamente contento e ti ringrazio. E ho trovato che sono ragazzi formati e volenterosi. Non ho trovato pigri o persone che non sapevano di che cosa si parlasse. E Simplex Domus, fondamentalmente la vendita telefonica all'interno dell'ecosistema di Simplex Domus è fondamentale perché considera noi riceviamo una media di 250-300 contatti al giorno, quindi persone che vogliono parlare con qualcuno per avere spiegazione del nostro servizio. Noi abbiamo uno studio legale, quindi noi abbiamo aperto anche uno studio legale e il nostro lavoro consiste nell'aiutare tramite avvocati da remoto tutti i nostri clienti per la partecipazione alle aste. Quindi è un servizio complesso che facciamo dallo studio legale, perché noi fissiamo la visita. Allora, rapportarsi con il tribunale in Italia non è mai facile. Vendiamo un servizio in cui non è che vendiamo una penna, ma noi aiutiamo a comprare un immobile, cioè vendiamo un servizio di supporto per comprare un immobile, per cui è un bene primario ed è molto importante. E i nostri consulenti da remoto fondamentalmente cosa fanno? Spiegano tutto quello che è il servizio dello studio legale, per cui devono essere preparati, disponibili, pronti a rispondere a qualsiasi domanda, pronti a gestire l'ansia di chi si sta affidando, ripeto, non per comprare una penna, ma per comprare un immobile da remoto. Tra l'altro noi abbiamo aperto uno studio legale da remoto, che non è proprio una cosa scontata in Italia. Certo, ok. Prosegui pure se. No, per cui dicevo, è per noi fondamentale la vendita telefonica. Lo era anche nell'azienda
precedente, faccio una brevissima parentesi. Io a Londra ho fondato una startup che si chiama PML Services, che si occupava di property management. Noi fondamentalmente prendevamo in gestione degli appartamenti e li dividivamo a stanze e li riaffittavamo a stanze. Dove ci siamo specializzati noi è nell'affitto medio, quindi l'affitto che va da 3 a 12 mesi, quindi non affitto breve, non affitto lungo. E noi abbiamo fatto nel 2019 200 affitti solamente da telefono. 200 affitti solamente da telefono tramite video e video foto. Chiaramente in Italia non è concepibile, non credo nessuna azienda abbia mai fatto un affitto in Italia tramite una vendita telefonica. Dubito, se c'è stato sarà stato qualche cliente americano. E noi abbiamo fatto, abbiamo più di 1000 affitti, di cui il 50% misti, quindi vendita telefonica e visita solo successivamente come fondamentalmente atto finale per la conclusione, quindi visita e ufficio, firmi il contratto e paghi, e il 20% solamente dal telefono. Quindi insomma facemmo dei numeri abbastanza importanti e quello che ho provato a replicare qua è una cosa simile, quindi unire nel settore immobiliare, che è l'unico settore che conosco, unire tecnologia, digitalizzazione e vendita telefonica. Certo. E attualmente con Simplex Domus appunto il 100% è da remoto per quanto riguarda la parte commerciale di vendita, oppure c'è anche una componente fisica? No, solo da remoto, perché lavoriamo in tutta Italia. Noi lavoriamo dalle Alpi alle piramidi, come consuetudine dire. Per cui lavoriamo veramente in tutta Italia, lavoriamo nei comuni più piccoli, lavoriamo nelle città più grandi. Per cui abbiamo fatto una scelta, o facevamo un percorso di franchising come hanno fatto altri, o altrimenti abbiamo deciso di rimanere centralizzati e digitali, per cui siamo al 100% digitali, pertanto non c'è un incontro fisico, certo. C'è solo un incontro, usiamo tantissimo le videochiamate, moltissimo, sia il nostro team di vendita che il nostro studio legale, quindi tutti i nostri avvocati, però siamo da remoto. Poi c'è sempre il cliente che vuole incontrarci, però noi abbiamo 3 uffici, una a Milano, una a Firenze e una a Napoli. A Milano abbiamo lo studio tecnico, dove fondamentalmente facciamo tutto lo sviluppo tecnico, front-end e back-end della piattaforma, che è stata molto complessa da sviluppare. Mentre a Firenze abbiamo la sede legale e a Napoli abbiamo lo studio legale. Attualmente stiamo anche aprendo un'agenzia immobiliare, e ti farò ridere, a Perugia, quindi in un'altra città ancora, però sarà anche lì, saremo in zona industriale e sarà fondamentalmente un hotspot con il quale poi lavoreremo in tutta Italia da remoto. Certo, certo. Ok, molto interessante. E quindi da questo punto di vista, Lorenzo, tu ci dicevi prima che in media ricevete 200-250 contatti di clienti potenzialmente, di potenziali clienti potenzialmente interessati ogni giorno. Sono persone che probabilmente vedono i vostri annunci sulle piattaforme più famose, più riconosciute lato immobiliare, e poi il commerciale entra in contatto con queste persone e va a attuare quella che può essere una chiamata dove deve proporre il servizio di affidare alla vostra azienda l'assistenza legale per quanto riguarda l'acquisizione dell'immobile all'asta. Sì, allora, noi riceviamo dalle 250 alle 300 chiamate, con picchi che superano i 500 in alcuni giorni. E noi riceviamo email o riceviamo telefonate. Quindi lavoriamo in inbound tramite mail, inbound tramite il telefono. Laddove riceviamo email rispondiamo, sempre commerciali, quindi noi fondamentalmente abbiamo sviluppato un sistemino dove tutte le richieste vengano smistate, un sistemino che abbiamo creato noi, a tutti i nostri commerciali. I nostri commerciali si occupano di ricontattare il cliente nel caso fosse un'email, se invece è una telefonata, noi abbiamo un sistema telefonico interno con il quale dal computer tutti i nostri commerciali si possono connettere a orari completamente liberi, per cui
è smissato per tutto il giorno, si possano connettere e rispondere a tutte quelle che sono le chiamate. Laddove una chiamata non viene risposta, abbiamo un sistema con il quale evidenzia il numero che deve essere richiamato. Per cui il primo commerciale che si libera o si riconnette al sistema telefonico ha la possibilità di ricontattare il numero. E i commerciali nostri si occupano solo e soltanto di spiegare i servizi. Quindi noi, è molto semplice, noi vendiamo un prodotto, attualmente e successivamente sarà il secondo. Il primo prodotto è assistenza legale per partecipare ad un'asta. E noi chiediamo 200 euro del video pratica e 4.800 euro solo e soltanto in caso di aggiudicazione. Per cui i commerciali da remoto si occupano di vendere questo servizio da 200 euro, che è un servizio di avvio pratica con il quale verrà istruito un avvocato che seguirà il cliente dalla A alla Z, quindi dalla prenotazione della visita tramite il tribunale, analisi economica, tecnica e legale di tutto quello che è il fascicolo e l'immobile, e poi l'assistenza in asta e tutto il post asta in caso di aggiudicazione. I nostri commerciali si occupano di rispondere al cliente e spiegare il servizio del consulente, il servizio dell'avvocato. Successivamente avremo anche l'agenzia immobiliare che stiamo aprendo in questo momento, e i commerciali a quel punto si occuperanno di spiegare il servizio dello studio legale e spiegare il servizio dell'agenzia immobiliare. Giusto per darti due dati importanti, io sono ossessionato dalla matematica, cioè cerco di ragionare i numeri, è l'unico modo con il quale posso avere un'oggettività. Considera che da settembre siamo a 1.200 persone paganti. Pertanto da settembre ci sono state 1.200 famiglie in Italia, che non è scontato perché offriamo un servizio molto innovativo, 1.200 famiglie in Italia che hanno deciso di pagare 200 euro e farsi assistere da uno dei nostri avvocati per acquistare un immobile all'asta. Cavolo, cavolo. Non è scontato. No, non è scontato perché vendiamo un servizio molto innovativo, non è scontato affidarsi a un avvocato da remoto. C'è da dire, abbiamo fatto un ottimo lavoro con Simplex Domus, la piattaforma www.simplexdomus.it, dove è possibile trovare tutti gli immobili all'asta in Italia, tutte le informazioni tecniche, legali e finanziarie, per cui abbiamo fatto un lavoro di supporto sia per i commerciali che per gli avvocati abbastanza importante. Nel senso che abbiamo fatto una piattaforma dove veramente abbiamo fatto la migliore piattaforma in Italia per gli immobili all'asta. E questo aiuta tanto sia i commerciali che anche gli avvocati. E, però no, non è scontato. 1.200 persone che mettono mano al portafoglio e pagano da remoto per affidarsi a un avvocato che da remoto li assiste per comprare un immobile all'asta, non è scontato. E sicuramente abbiamo la digitalizzazione ci permette di avere un'offerta economica vantaggiosa, perché pagare 200 euro per avere un'assistenza da parte di un avvocato, 200 euro è il primo incontro solitamente in un avvocato, e con noi una persona può partecipare a quante aste vuole, per cui sicuramente abbiamo una proposta economica molto interessante e vantaggiosa. Sicuramente abbiamo una piattaforma di supporto ai commerciali importante. Diciamo che io ho sempre lavorato per dare supporto ai commerciali. Cioè non mi aspetto che il commerciale faccia le magie, io mi aspetto che il commerciale abbia degli ottimi, siccome ho fatto tutta la vita al commerciale, ho sempre, e avendolo fatto conosco bene il lavoro, da imprenditore mi sono sempre impegnato a dare anche gli strumenti per poter lavorare. Per cui noi diamo un'offerta vantaggiosa, diamo sicuramente una piattaforma di supporto, diamo un servizio di mail marketing di supporto al commerciale. Insomma, diamo tante attività di supporto al commerciale che gli permette poi al commerciale di vendere e di lavorare bene. Alcuni, tra l'altro, dei miei commerciali guadagnano anche tantissimo. Quindi pensi che ci siano possibilità di crescita comunque per i commerciali all'interno della tua azienda? Guarda, una ragazza questo mese ha fatto 9.000 euro, quindi la risposta è sì. Ora, ci avrà da pagare delle tasse, qualcuno dirà, sì, come tutti. Come tutti, però un libero professionista che mette fattura da 9.000 euro, 8.000 euro, 6.000 euro, 5.000 euro per lavorare da remoto, allora intanto c'è da dire, sono persone che lavorano tanto, quindi chi raggiunge questi risultati non è perché li vengano regalati,
ma perché veramente lavorano molto e se le meritano tutti. Però sì, c'è una crescita importante, anche perché considera che i commerciali parlano con tante persone, emettono tante mail. Poi noi abbiamo creato un sistemino con il quale supportiamo le commerciali tramite mail automatiche che escano dalle mail delle commerciali. Per cui aiutiamo tantissimo in tutto quello che è fondamentalmente il recontacting, no? Cioè tutta la parte di ricontatto del cliente, che è importante quando lavori con grossi numeri. No, la crescita è sicuramente importante, cioè la possibilità di crescita con noi è notevole, senza ombra di dubbio. Ora abbiamo solo un prodotto, successivamente a breve ne avremo due. Mm-hmm. In futuro molto probabilmente ne avremo anche un servizio di formazione all'interno del settore immobiliare, per cui vogliamo creare supporto a tutti coloro che vogliono investire ma non lo hanno mai fatto prima, e anche un supporto per quanto riguarda gli affitti brevi, in cui andiamo a formare chi vuole comprare per mettere gli immobili ad affitti brevi o chi ha già comprato un immobile e lo vuole gestire ad affitti brevi. E uguale andremo a formare anche chi fondamentalmente vuole fare un investimento immobiliare tramite un team che stiamo sviluppando, dove ci sarà la parte mutuo, quindi la parte finanziamento, la parte ristrutturazione, la parte arredamento, la parte di scovare l'immobile principalmente all'asta, perché ci sono ottime opportunità, e per cui i commerciali da noi sono partiti con un prodotto, a breve ce ne avranno due, in futuro ce ne avranno 3-4. Quindi ecco, sfrutto la tua presenza qua, visto che hai detto che la tua area di expertise principale poi effettivamente è l'immobiliare, secondo te per una persona che si vuole affacciare al mondo degli investimenti immobiliari in futuro, dove vedi che ci può essere più interesse, che sia gli affitti brevi, che sia il mondo delle aste, dove vedi che può essere intelligente focalizzarsi? Dipende dal punto di partenza, dipende da tante cose. Allora, se uno parte senza budget, quindi parte completamente senza budget, ciò che può offrire è il suo tempo e le sue capacità, per cui la gestione immobiliare, quindi la gestione di appartamenti di altre persone su affitto breve, è sicuramente un'ottima attività. Se invece una persona ha degli investimenti, ha dei risparmi, ha dei soldi e ha la possibilità di investire, acquistare un immobile, ristrutturarlo e rivenderlo, è sicuramente un'attività vecchissima, ma è un'attività estremamente redditizia, è un'attività dove c'è dei margini importanti, e per cui dipende, c'è tante opportunità. Altre opportunità è quella di scovare ottimi investimenti e proporli ad investitori, per cui c'è veramente tante attività. C'è l'attività dell'agente immobiliare, che è assolutamente un'attività che può essere molto redditizia, anche se deve essere un attimo rivista, però ci sono veramente tante attività nel settore immobiliare. Allora, partiamo da un presupposto: il settore immobiliare in Italia è paragonato a una religione. Comprare casa è la cosa più importante per tutti, sempre, è il primo step. Abbiamo una distribuzione del patrimonio immobiliare che è eccellente, 7 famiglie su 10 posseggono un immobile, il 90% degli immobili in Italia è distribuito su privati e non su aziende, per cui abbiamo una distribuzione del patrimonio immobiliare in Italia eccellente. L'immobile è sia un bene primario, perché tutti abbiamo bisogno di un tetto, io, te, tutti abbiamo un tetto sopra la nostra testa, ma allo stesso tempo è l'oggetto più costoso che chiunque di noi comprerà nella propria vita. Per cui, io faccio questo, so fare solo questo, però è sicuramente uno dei settori più belli e più importanti, sotto tanti punti di vista, economico, opportunità, margini, numeri. No, c'è veramente tante opportunità nel settore immobiliare, c'è da capire quello che una persona vuole fare. Devo dirti, fare il venditore, secondo me, è il miglior modo per fare soldi. Cioè, nella mia gerarchia, cioè chi sono le persone più felici in un'azienda? Ci sono gli investitori, poi successivamente c'è il venditore e poi c'è tutta la scala fino in fondo all'amministratore delegato, per cui che è quello che ha tutte le responsabilità e non dorme mai la notte. Per cui i venditori sono le persone che hanno, tra virgolette, meno responsabilità e hanno una potenzialità di guadagno più ampio.
Quindi qualsiasi sia il settore o l'approccio, che sia una vendita di un servizio o la vendita di se stessi, cioè, perché la vendita è ampia, però la vendita è sicuramente fondamentale. E nel settore immobiliare è molto ampio, quindi c'è tantissima opportunità, dipende uno da cosa vuol fare e dove è posizionato. Bene, bene, sono d'accordissimo con te. Ottimo Lorenzo, io ti ringrazio per questa intervista, penso che possa essere molto utile, molto di valore per le persone che la guarderanno. Sicuramente puntiamo a passarti altre figure commerciali in futuro e poi magari ci sarà un'altra intervista in futuro dove ci aggiornerai un po' sulle evoluzioni di Simplex Domus. Io quelli bravi li prendo tutti. Ottimo, grazie. Ciao Tommaso, buona giornata.